Buonasera! Mi piace che noi partiamo a ballare ancora prima che arriva la musica. Ma ti faccio vedere il mio ballo del venerdì. Vai. Questo è il ballo del venerdì. Fine settimana. Finalmente, tu sei? E meme, tu sei? Eri B e questa è la sigla! Sigla! Qua. Ma che frizzantezza questo novembre! Frizzantezza perché? Ma tu ti rendi conto che fra un mese ci siamo già levati si chiama? L'Immacolata, Sant'Ambrogio l'Immacolata. Pensavo già dicessi tra un mese di Natale, mi viene già l'ansia. Beh, in realtà manca un mese e 14 giorni. Già un mese, siamo già troppo vicini, mi viene l'ansia. Ah, tra i due non mi sa che la più grinch comunque sei tu, eh? Sì, cioè mi piace l'atmosfera natalizia, però... Tutto io non vedo l'ora, sapete perché? Perché si mangiano talmente tante cose buone a Natale. Bello, sì. C'è il pandoro, il pandoro. E quest'anno cerchiamo di mangiarlo. Esatto, 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 esatto. Come stai, Ribì? Bene, sopravvivo. Nonostante tutto riesco a sopravvivere. Bene, una cosa positiva, cosa buona, che più avanti. Buona. Bene, meno okay, male. Ok, benissimo, ma bando allora. Le ciancione. E iniziamo con la prima nostra rubrichetta che è la posta del cuore. Sentite la sigla, sentila. Sentila come pompa. Io vorrei che tutti i cuoricini girassero. Sì, sarebbe bellissimo. Dovremmo metterli qui dietro. Ma la regia non ce li mette, niente, non ce li mette. Non ci danno mai chi ci ha scritto? Ci ha scritto qualcuno questa settimana? Allora, sì, come sempre, grazie che ci scrivete. Grazie, continuate a farlo. Questa sera ci scrive... Delia. Delia. Che bellissimo nome. Sì, ma forse è un fiore la Delia, no? Non lo so, vabbè, dirti la comunque, verità. Però è un nome stupendo, facci sapere da dove arriva. Da dove arriva? Da un fiore. Ah no, scusa, no. Il fiore in testa. Allora, ciao ragazze. Ciao. Con un bel punto esclamativo. Mi chiamo Delia e ho 20 anni. Caspita, come sei giovane. Ribì, avete un sacco di anni di differenza. Troppi. E ci dice, ho conosciuto un ragazzo in vacanza ad agosto e ci scriviamo da allora. Quindi, settembre, ottobre, due mesetti, tre mesi. Sì, buoni. Ho già delle domande io da ecco, fare. Ecco, già. Lui abita in Inghilterra, per cui non ci vediamo. E io ti capisco. Ultimamente mi risponde sempre meno, anche solo una volta a settimana. No, io già inizio a piangere. Che domanda ci fai? In più, non mi ha ancora chiesto il numero, perché ci stiamo sentendo su Instagram. Secondo voi, cosa dovrei fare? Beh, ma ne stiamo parlando, questa... Delia! Questa è brutta, questa è pesante. Per quanto mi riguarda, questa storia non è mai partita. Cioè... Vabbè, ma infatti dice, non è che dice che è una storia, ci dice cosa devo fare. Sì, ma lo da agosto a novembre sono ben tre mesi, Secondo me cioè, infatti il la numero... mia prima domanda era, vi state scrivendo ma vi state anche chiamando, a questo punto deduco di no. Mi sa di no. Ma poi più che altro appunto una videochiamata, una chiamata, un modo per sentirsi un po' più vicini. Però se è così, che se, già sei lontana e non ti fai sentire... Sono un po' così, tappino. Vero, no, molto mi triste. Mi spiace tantissimo perché purtroppo è brutto da dire, però stai perdendo del tempo. Vabbè che ha 20 anni, sono quelle esperienze belle, sai, un po' lui in Inghilterra, però... Un po' pruriginose. Non ci hai detto dove vi siete conosciuti. Al cioè, mare saranno. Ah, magari non lo sai. Non vabbè, lo so. Vabbè, ci dai qualche facci info sapere, in più. Il mio infatti. Consiglio è vai avanti con la vita tua. Ecco, l'unica cosa è, va bene, puoi continuare a sentire una volta a settimana, però se ti capita qualcos'altro, fallo, esatto, cioè, lì. Cioè una con un nome così bello, infatti, cioè, ma può perdersi dietro a questo poverello. No, sono tristissima, allora, no, ci hai fatto vedere cadere la tristezza, dai. Per favore, non essere anche tu triste e se hai altre occasioni, buttati. Buttati, buttati, buttati. E qua ci vuole proprio un bel next. Proprio alla grande, Ribì, ne abbiamo già ripetuto.
ho ricevuti tanti di amori a distanza e tutte le volte. Allora, l'amore a distanza secondo me ci sta nel momento in cui però questa distanza viene interrotta. Cioè, va bene l'amore a distanza, però ogni tanto bisogna vedersi, perché sì, sennò rimane così un po' finta. Esatto, ma poi il sentirsi è importante quando sei a distanza. Cioè, se sei tutti e due a Milano, vabbè, anche se tutto il giorno non ci sentiamo, chi se ne frega. Esatto. Però quando sei a distanza devi sentirti. No, devi sentirti quotidianamente. La voce dell'amore. Mi sembra di sentire, cioè, qualcosa già visto, già vissuto, ma soprattutto di esperienze personali. Ma non però... Fa niente. Va bene, continuate a scriverci, sì, perché per noi è super importante, esatto, sapere i vostri problemini amorosi. Che cerchiamo tanti di darvi dei consigli, ma non tanto, ah che bello fallo, cioè se sono realizzabili. No, esatto, noi siamo molto cattive, lo ammettiamo. Anche perché purtroppo l'esperienza ci fa essere un po' più cattivelle. No, siamo tristi adesso, va bene. Dai, andiamo avanti. Prossima rubrichetta, cosa ci hai portato oggi? Allora, la prossima rubrichetta, senti che bella la nostra sigla. È lo sblocca ricordi. Allora, per lo sblocca ricordi di questa settimana, cosa ci hai portato? Porto una roba che era super in voga, è partita dal 1999. Ok. Ero già nata, quindi dovrei conoscere. Esatto, che si chiama TRL. Ti dice qualcosa? No. MTV? Sì, MTV. Fascia pomeridiana tra le 15 e le 16? Non so cosa guardare. Ti dico anche questa cosa, Piazza del Duomo? Allora, TRL era un famosissimo programma che si chiama, è una sigla, sigla del programma americano che si chiama Total Request Live. Ok, noi sempre ovviamente copiamo MTV gli Italia, americani. MTV Italia ha fatto anche la sua versione. Ovvio, è un programma sempre televisivo andato in onda appunto su MTV Italia dal 1 novembre 1999, quindi 23 anni fa, fino al 24 settembre del 2010. Quindi in teoria l'ho vissuto. La dovresti aver vissuto in pieno, tra l'altro. Eh sì, 2010, cavolo, comunque avevo 15 anni. Esatto. Non so, però non me lo ricordo così bene. Allora, la primissima conduzione è stata, ma per un brevissimo periodo, di Enrico Silvestrin. È presente chi è? Cantante? No. Era un VJ. Loro si chiamavano VJ. Ok. Perché erano un video DJ, quindi VJ. Okay. Ed è lui, questo che stiamo vedendo, no, in foto. Esattamente, però in un'altra versione. Questa era la prima, la post versione, diciamo. E Camila Raznovic. Camila Raznovic è quella che ha fatto anche un programma su Rai 3, quello sui viaggi. Ok, sì, ho presente. Poi in realtà quello lì era Marco Maccarini, in realtà non era. Poi Marco Maccarini e Giorgia Surina. Questa, guarda, questa qua è la quanta gente c'era in Piazza del Duomo. Ma scusa, ma sono partiti a novembre, non faceva freddo la in Piazza gente del se Duomo ne fregava. Innanzitutto non è partito subito in Piazza del Duomo. Okay, dove lo facevano? Ma inizialmente veniva fatto in San Babila. Sì. Dove c'era il negozio di Fiorucci. Ora non so se c'è dentro la diesel o qualcosa del genere. Sì. Proprio in bocca alla fermata. Esatto, cioè tu hai la fermata lì davanti. Sì, della sotto metropolitana, il sotto il portico, sì, che fa angolo. Sì. C'era il negozio di Fiorucci, è stato lì per qualche tempo. C'erano diverse rubriche, tra cui VJ per caso, che era bellissimo. Perché? Una persona del pubblico veniva scelto come il VJ per caso di quella giornata e doveva annunciare i video. Lui è bellissimo, bellissimo. Quando poi ha preso un po' di... leggeva le 10 posizioni della classifica. Wow, no, stupendo. Fantastica. E scusa, ma andavi, quante volte a settimana lo facevano? Tutti i giorni, era un quotidiano. Cioè tutti i giorni erano lì in Piazza tutti del Duomo. Aspetta, prima da Fiorucci, ok? Poi in un secondo momento sono andati a finire, Usti mi stanno chiamando, ma anche no. Cose che succedono in diretta. Sì, esatto. È andato a finire in dove c'è il negozio, sempre in corso Vittorio Emanuele, sì, dove c'era il negozio della Onyx. Io credo che in questo momento i negozi ci sia sono cambiati. Un negozio
c'erano le messaggerie musicali. Vicino al McDonald's, dove c'è la scala, che adesso non c'è più neanche il McDonald's. No, vabbè. Hanno cambiato tutto, cioè devi farti un giro in centro e vedere i nuovi posti. Ma cosa, sono andati a trasferirsi sull'iconica terrazza. Guarda, okay, chi c'è. Infatti, adesso ve li leggo tutti. Quello lì è Alessandro Cattelan. Infatti, come Giovincello. Esatto, nel 2001 si è trasferito sull'iconica terrazza del centro culturale sardo in Piazza del Duomo. Ah, quindi era sulla terrazza. Adesso credo che ci sia la terrazza, non è terrazza Martini, ma comunque è una terrazza di qualche bar. Ma pensa a te, ma quindi erano lì sulla terrazza e la gente da giù? No, allora, lo studio era dentro, però era un attimo che questi cantanti, mamma, queste Cattelan con Alessia ragazzi. Martuzzi. Che bruttino che era. Dai, non dire così, dai, non è vero, è migliorato sicuramente col tempo. Direi. Ti dico le conduzioni. Sì, vai. Dal 1999 al 2004, Surina Maccarini. Grande, Giorgia Surina e Marco Maccarini. Stanco, ok. Sì. 2004-2005 Carolina Di Domenico e Federico Russo. Grande, ora DJ Russo. Di Radio DJ. Esatto. Poi 2005-2006 Cattelan Surina. Ok, che molto probabilmente era quella. Sì. 2006-2007 solo Cattelan. Solo lui è andato. Esatto. Ah, grande. Poi 2007-2008 Cattelan Santarelli, eccoli, che sono questi due. Eccoli. E 2009 Carlo Pastore e la Canalis. Ah, la Canalis. Esatto. Vedi? Nel 2010 Alessandro Arcodia, Brenda Lodigiani, Andrea Cairoli, Cadiani, non lo so. Non lo so. E Rezzana, che non so che chi sia. Che non sta assolutamente neanch'io. Comunque era strafico. Okay. Tu andavi anche in presenza? Allora, devo dirti la verità, mi ricordo di quando andavo a scuola alle superiori che le mie compagne andavano in Piazza del Duomo. E tu no? Io non ho mai amato questa cosa. Okay. Mi piaceva vederlo da casa, era divertente. Era più bello vederlo su MTV. Sì, era divertente. Guarda quanta gente, gente. Comunque MTV ha portato un sacco di cose belle. Ma allora, l'altro giorno, settimana scorsa, c'è stato a X Factor il revival MTV. Ok. Fedez ha portato un ricordo di TRL fantastico. Lui che va a sentire e a vedere i Blink, lui e la mamma che vanno da Rozzano, da Buccinasco, dove cavolo partono, e vanno in Piazza del Duomo a vedere i Blink. Lui felicissimo, apre e chiude parentesi, l'anno scorso ho visto delle foto di Fedez con il cantante dei Blink in Piazza del Duomo. Ma dai. Okay. Quindi che pensa che sogno realizzato. E lui poi ce l'ha fatta. Ma lui ha detto, fighissimo, bellissimo tutto. Soltanto che poi quando siamo arrivati alla macchina, io e mia mamma avevamo le ganasce perché ci hanno bloccato la macchina. Bella esperienza. No, non parcheggiati in Piazza del TRL Duomo. TRL è stato proprio uno spaccato, non solo italiano, ma molto italiano. Perché ha avuto un riscontro molto grande. Fai conto che sono passati tutti. Pensa a un cantante, Britney Spears. È passata. Passata. Quindi comunque internazionale. Assolutamente. Proprio, Tiziano Ferro, giovanissimo, è passato. Articolo grande. 31. Carmen Consolo, il Blue Vertigo, Jerry Halliwell, tutti sono passati da là. Tutti. Grandi, fantastico. Ma non so perché non me lo ricordo. Mi dà però soltanto che bello. Un piccolo. Vai. Vabbè, c'erano degli altri format simili che era TRL on the road. Ok. Cioè, ogni giro. Tanto andavano in qualche altra piazza italiana. Okay, era molto divertente. So. Comunque, sì. Milano. Milano era il centro. Il centro. L'unica cosa sul momento della Onyx. Sì. Quello lì, l'Onyx gli ha detto: ok, io ti do il locale, però tu registri, non lo fai dal vivo. Quindi per un tot di tempo hanno non fatto era in diretta e perdeva un po'. Eh beh sì, comunque la diretta è sempre più bella. Esatto. 1986 puntate. Ah, stavo dicendo 1900, era il 99, 1986 puntate. Ragazzi, andiamoci a rivedere tutte. Ragazzi, è stato una decade pazzesca quella. Pensa, che bello. Spiace. Io certo comunque mai quando... andata lì, fantastico. Quando infatti eri, cioè io mi aspettavo che fossi tutti i giorni dopo scuola, e invece no, non ce l'avevo voglia. Chissà cosa faceva no, dopo no, scuola. No, andavate a studiare. Sì.
Bello, come sempre mi piacciono i tuoi sblocchi ricordi. Poi quando si parla di MTV io sempre un pezzettino di cuore, sono contenta. MTV è stato uno spaccato molto grande. Ma cavolo, ma un po' per della tutti. Mia generazione, ma anche sì, un po' della tua. Però io ricordo altri programmi. Ma posso dire una roba? Vai. MTV esiste ancora comunque. Eh sì, ma non è la stessa cosa, è diverso, cosa, è diverso. Tu sai con che cosa ha aperto? Qual è stato il primo video di MTV? No. Video Kill the Radio Star. Ma pensa. Video Kill the Radio Star. Grande. Ecco, bello, va. Bello. Mi piace questo sblocca ricordo come sempre. Brava. E andiamo avanti con la prossima rubrichetta. La prossima rubrichetta sono qual gli è? Sgami di MM. È il mio turno. È il tuo turno. Io cosa ci allora, hai portato quest'oggi? Ti faccio una domanda. Vai. La mia domanda è: sì. Eri B, tu hai il motorino? Ovviamente sì. Tac. Perché, perché è la cosa più milanese che esiste. Esatto, ah, perché okay. È la cosa più milanese che esiste. Se sei un vero milanese, hai il motorino per è girare bene, sì. A Milano. Infatti lo sapevo che tu avevi il motorino. Devo dire era, la verità era che ovvio, ho avuto il motorino ovvio. Molto tardi. Ma, infatti volevo chiederti a che età. 21 anni, 21 ah, anni. Tardissimo. Prima no, perché si erano un po' fissati che era i miei genitori che era pericoloso. Però chiedimi però, con che cosa andavo in giro? Con che cosa andavi in giro? Con la bicicletta. Vabbè, brava, ci sta, appunto. Quindi a Milano un consiglio che mi danno tutti i milanesi quando sono arrivata qui mi hanno detto prenditi fatti il motorino perché puoi parcheggiare, puoi andare ovunque nelle vie, nelle corsie preferenziali, quelle dei pullman. Ah, ti dico questa cosa, Milano col motorino parcheggio. Diventa la città 15 minuti che dice sala. Esatto, che in 15 minuti arrivi ovunque. Arrivi un po' ovunque. Ovunque, non devi pensare al parcheggio, puoi andare dove vuoi. Quindi, peccato che io ho paura. Io avevo il motorino, io l'ho avuto quando avevo 14 anni, quando si prende dai 14 ai 18 anni, ho avuto il motorino. Senza. Ma non ce la faccio, Milano mi fa paura. Ragazzi, voi che non avete paura, prendete il motorino e non sì, sclerate sì, per parcheggio traffico. Io penso che sia l'unica soluzione. È la cosa più milanese che sì, esista. Sì, è la cosa più milanese che esista. In realtà la cosa più milanese che esista è il casco messo qua, dentro l'esselunga. Ah, ecco. Quello quindi è proprio. Sì, o addirittura quello col casco mentre fa la spesa. Grande, cioè neanche, con la spesa neanche dentro, togliertelo, neanche togliertelo. Se hai il casco qua con la spesa te dentro. Metti. Fatto fantastico. Non so quante volte. Quindi, se vuoi diventare un vero milanese, fatti il motorino. Ecco. Ovvio. Devi farmelo provare una volta, però qui in zona, a posto, vicino, okay, vicino, che ho paura, non voglio andare in posti. Va bene, va bene. Passiamo alla prossima rubrichetta. Gli eventi della settimana a cui io non andrei. Eri bidicci, dov'è allora, che non andresti allora, questa allora, settimana? Allora. In realtà è un evento ne che inizia proprio oggi, ma va okay. avanti per un po'. Tu hai visto Harry Potter? Sì. Ok, ovvio. Ti ricordi il ballo del ceppo? Ovvio, che cuore! Ecco, hanno pensato di rifarlo. Però scusa una domanda, prima che tu ci dica che cos'è. Ma ti piace Harry Potter? Assolutamente sì. E perché a questo evento non ci andresti? Perché costa 60 passa euro. Ok. E poi temo che sia una roba per bambini. Ok, cavolo, poveri genitori. Intanto viene fatto all'interno del Museo Ragazzi. Della Scienza e della Tecnica. Okay, ok, tecnologia, scusate. Tecnologia. Io lo chiamo un po' al vecchio modo. Costa dai 48 euro in avanti e devo dire la verità che non si capisce che cosa si fa. Beh, magari ballano, non lo so. No, ma ci saranno esperienze ballano, ci sicuramente. Saranno delle esperienze, tema Harry Potter. Stile Harry Potter. Sì, non era spiegato molto bene, no. Quindi non ci andresti per il costo. Sì, non ci andresti meno per il costo. No. Ah, in realtà sono due le motivazioni per cui non ci andrei. Sicuramente Siamo. Il costo e il secondo poi. Che ci sarebbero i bambini. Ecco. Va bene, prossimo evento. Il secondo evento di cui ti voglio parlare che cos'è? È ti piace il metaverso? Te ne può fregare qualcosa? No. Vabbè, peccato perché c'è? Sabato domani. Cioè domani, sabato sì. prossimo, vabbè. Dalle 10 alle 11.45 11 all'interno 45. Del Politecnico sì. È un evento della Digital Week okay. comunque cioè imparare l'ingegneria nel metaverso già c'è ingegneria già c'è metaverso
Direi che proprio questo che non è proprio, non è proprio quello che ci che sono mi interessa. Troppi ingegneri. L'altro evento a cui io sicuramente non andrei, perché se non mi piacciono i bambini, di conseguenza non mi piacciono le mamme. Okay. Non me ne vogliate quindi male. Così tagliate. Vuoi essere amica di Rifi? Esatto. Cerca di andare qui. Non è vero. Fanno una cine, come dire, cine raccolta all'Anteo, okay, che è vicino a Piazza 25 Aprile, sì, ok, che si chiama Cine Mamme. Cosa fanno? Solo film che parlano di mamme. Oh mamma mia, che magone. Sono 4 spettacoli a 10 euro. Vabbè, però onesto. Sì, no, il prezzo si rispetta all'altro. Esci, che secondo me non vuoi più dei figli. Esatto. Cioè, o sei dei figli, vuoi regalare qualcuno. Vabbè, però come in realtà non è male come idea, nel senso dipende poi fa, film di che cosa Anteo fa che giornate tematiche. Ok, e questo è il tema delle mamme. Di sabato 12. Vabbè, okay, però anche giusto, queste povere mamme che fanno The last di but cose, not least, si dice, quelli fighi dicono così, è il Milan Coffee Festival. Bello questo. Sentivamo veramente l'esigenza? Sì. Mi chiedo. Sì, okay, c'è sempre bisogno di caffè. Allo Super Quindi Studio Più in via Tortona. Mm. Ok. Ma ti piace il caffè? Non ci Mi piace. Vuoi sapere quanto costa l'ingresso a questo, ecco, posto? Sentiamo. Dai, 16,50 euro e 32. Penso che se tu ti fai l'abbonamento paghi 32 euro. Se no, ogni singolo giorno costa 16,50 euro. E cosa fai? Bevi caffè? Bevi caffè. Così. Esci che sei così. Che premi. Che bel weekend che ho passato. Così. E a proposito di caffè, noi la scorsa settimana abbiamo fatto una domanda. Ah, giusto, la domandella della scorsa settimana che era proprio moca o capsule. Allora, qua mi trovi veramente in difficoltà. Allora, tu cosa hai risposto? Non lo so se ho risposto. Aia, ma forse ho risposto, non lo so. Ma comunque di base c'è che per velocità faccio le capsule. Ok. Però se sono in un posto che non è casa mia, perché a casa mia non si può usare la moca. Ok, non voglio sapere perché. E c'è la moca, io mi faccio la moca. Sì, tu preferisci la moca, sì, quindi ha un altro cioè sapore. Usi la capsula solamente per comodità per velocità. Sì, sì. Ah. E poi perché in casa mia la moca non si può usare. Perché? Perché dà fastidio l'odore del caffè. È così buono l'odore del caffè. So, io preferisco invece le capsule, sono più dense, invece la moca è troppo, no, troppo no, liquido. No, 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 no. E ti dirò che con un bel 56% ha vinto la moca. Pensa! Sì, cara contro moca, il 44%. E so Nespresso si prenderà male, inizierà a Vabbè, fare farà il caffè. No, inizierà a fare le caffettiere. Esatto. Vedremo il futuro cosa ci riserva. Ok, abbiamo concluso. Va bene, esatto. Abbiamo concluso, perfetto. Quindi ci salutiamo. Non abbiamo eventi in programma no. questa settimana. Ci vediamo quindi la prossima settimana. Lascio, esatto. Io vi lascio con una domandella. La domandella di questa settimana è: ma tu preferisci utilizzare la metropolitana o i mezzi di superficie?